Pele Dorruti, via Germano Sommelier. Ma sai chi questa era Germano via? Sommelier? Questo è irrilevante, però io ti voglio mostrare questo spicchio di Roma che è afferente a San Giovanni, via di Santa Rosa in Gerusalemme. In questa via, se tu cammini, di lì si va verso Porta San Giovanni. Sì, Porta Maggiore. Porta Maggiore. No, ma somigli sempre più a Mario Pisu, te lo posso dire. Mario Pisu, fratello però. Fratello, l'attore dei Telefoni Bianchi. Comunque, no, l'attore di cosa? Di Fellini, di Giulietta Fellini. Degli Spiriti. Certo. Faceva spesso il marito avvilito, sì. Afflitto, diciamo, dal quotidiano coniugale. Il coglioncione. Sì, Mario Pisu, fratello di Raffaele, fratello maggiore. No, ma quindi questa via, che è una via... Ah, no, io non ho detto chi sei, sei... Alessandro Businivici. Questa via, che ha un suo pregio architettonico popolare, questi sono blocchi di case popolari, questa via, via Germano Sommelier, è la via della giovinezza di Lucio Battisti, dove abitava insieme al padre e alla sorella. Ah, lo sapevi? No, io pensavo che il padre fosse sempre rimasto a Poggio Bustone. Dove era nato? No, non abitava qui, in questa via. Ma pezzo. È la via della... Adesso non so se in questo blocco o in quest'altro. Ma la storia di Battisti è pazzesca, sai che? Ma c'era 50, cioè 53 anni quando è morto, una cosa. Anche Pasolini, che sì. Oggi è il 2 novembre. Ed è invece la data di nascita di Visconti. Visconti nacque e Pasolini morse. Hai visto? Sai che invece un'idea per queste vie, no? Questo Gaetano Sommelier, sarebbe da fare a Roma una piccola targa sotto l'iscrizione con la faccia di Gaetano Sommelier, una breve storia, sarebbe molto civile, no? Guarda, lì c'è un monumento, immagino... Bellissimo. È molto bello, sì. A Enrico Toti, perché questa via... Allora non vorrei che questa via... fosse la via dove abitava, dove è nato Enrico Toti. Enrico Toti, eroe della prima guerra mondiale, bersagliere, no? Lancia la stampella. Eh sì, ferito a morte, lanciò. Leggi. In questa fratellanza di case popolari, quantunque per infortunio. In questa fratellanza di case popolari, quantunque per infortunio sul lavoro, e soprattutto una gamba, Enrico Toti volle affrontare i maggiori pericoli arruolandosi fra i bersaglieri. Sì. Ferito a morte, dai, fammi fare un primo piano. Ma è bellissimo, eh? Qui c'è il conferimento della medaglia d'oro. Quindi diciamo che questo spicchio di Roma, guarda che meraviglia. Sì, assolutamente. Quello è un manufatto che riprende l'edilizia si ispira romana. Si ispira, dillo tu, che sei architetto. Alla tomba del Fornaio. Del Fornaio con gli oblò, no? Con gli oblò, sì. La cosa bella... 1934. Sì. 34. E la cosa bella invece è questo taglio dell'acquedotto, dove si capisce molto meglio che l'acqua come veniva trasportata. Vedi, ci sono anche due... La sezione. La sezione dell'acquedotto. Perché tu sai che l'Esquilino, essendo molto alto, soprattutto a Piazza Vittorio, dove ci sono i trofei di Mario, si incrociavano le acque, l'acqua acetosa, l'acqua vergine, e da qui poi defluivano man mano nella Roma più bassa. Vedi, via Enrico Toti, quindi questa è la via di Enrico Toti e questa è la via di Lucio Battisti, quindi due momenti, via Germano Sommelier, due momenti della storia italica e italiana. Lo chiamiamo Germano Sommelier, così ci leviamo il dubbio. Ma no, questo è irrilevante. Ah, e vedi, e lì c'è la prosecuzione delle mura e dell'acquedotto. L'acquedotto, sì. Che si andava a incrociare a Piazza Vittorio in questi trofei di Mario, dove tutte le acque che arrivavano a Roma venivano poi smistate, e c'è ancora una fontanella a San Vito che ha quattro cannelle e dovrebbero essere ognuna un'acqua diversa. Anni fa, me lo ricordo in uno speciale di storie vere, questo manufatto, no? Questo è un manufatto, credo, della CEA,
Sì, può darsi. Strada senza uscita. È coevo al Ministero dell'Aeronautica, che è qua vicino, poi a via Castro Pretorio. Sì, Castro Pretorio, esattamente. Che è straordinario, voluto da Balbo, con le ali dei caproni. Ah, dei caproni? Sì, sono le ali dei caproni. Non sono le capre grandi, ma è insieme alla Ermacchi. È il costruttore degli aerei da guerra, che quelli della trasvolata atlantica, dei Sorci Verdi. Chi erano i Sorci Verdi? Una squadriglia. Una squadriglia, sì. Loro infatti vanno in flottiglia e qualcuno muore. E avevano come icona tre Sorci Verdi. Sì. Ti faccio vedere i Sorci Verdi, mi hanno spiegato anche questo. Via Germano Someia, eravamo partiti da Lucio Battisti e siamo arrivati oltre. Alessandro Busilivici, Teledorruti. 2 novembre 2018. Abbiamo anche ricordato Pierpaolo Pasolini. Benissimo.